Buonasera a tutti. Allora, io sono qui in veste sia di rappresentante della Edes Software, che è uno dei sostenitori di questo tour di Ingenio, però anche come professionista. In particolare per questa prima parte che andrò a esporre mi interessa molto questo ruolo, perché per me il software è comunque uno strumento per alcune indagini che partono dalla realtà applicativa. Quindi, al di là di tutto, ciò che è la finalità del software è soprattutto darci una possibilità di sperimentare e di comprendere in via analitica ciò che osserviamo nella realtà. Ecco, quindi vado subito però a fare un'osservazione relativa all'evoluzione normativa. Ora, è vero che spesso possiamo qualificare come piccole modifiche di linguaggio alcune varianti che compaiono tra un'edizione normativa ed un'altra, però a mio avviso in alcuni casi c'è un significato più profondo dietro ad alcuni termini. Ad esempio, per quanto riguarda le procedure per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti, parlare di comportamento strutturale atteso e non più attendibile, e questa è una variazione specifica su questa parola, nel passaggio dal decreto 2008 al decreto 2018, sicuramente ha delle conseguenze, perché un comportamento attendibile è un comportamento che merita di essere preso in considerazione, ma in un certo senso lascia campo alla soggettività, cioè al fatto di decidere poi se considerarlo o meno. Mentre il comportamento atteso è qualcosa che ha un tono più perentorio, cioè vuol dire riconoscere nella realtà certe manifestazioni e quindi poi avere anche l'obbligo professionale di interpretarle, perché non si può eludere appunto quello che per un edificio esistente è un comportamento atteso, e questo va al di là ovviamente del problema degli edifici in muratura, degli edifici che ora potranno magari essere valutati dal punto di vista della disgregazione per il pietrame di qualità minore. Riguarda un po' tutti gli edifici esistenti, cioè il fatto di riconoscere che una situazione analoga sotto sollecitazioni analoghe debba richiamarci appunto al rispetto del suo comportamento. Quando creiamo un modello strutturale normalmente ci basiamo su alcuni aspetti fondamentali, che sono geometrie, materiali, vincoli, carichi, tutti aspetti che ovviamente vanno conosciuti in dettaglio e vanno anche saputi interpretare, perché quando abbiamo un rilievo non si tratta semplicemente di lucidare un disegno, ma dobbiamo anche interpretare quali sono le murature veramente portanti, quali sono i tramezzi, quali sono i muri aggiunti oppure tamponamenti che sono intervenuti nel corso del tempo. Però ci sono diversi altri punti che normalmente vengono trascurati. Il problema della disgregazione, non sta a me ancora insistere su questo, perché credo che abbiate ormai capito che è diventato un punto fondamentale valutare la qualità delle murature, perché quando siamo di fronte a possibili fenomeni disgregativi tutti i modelli tradizionali vengono a cadere o diventano non realistici. In effetti noi possiamo fare delle bellissime mappe colorate con metodo degli elementi finiti, piuttosto che con i teleequivalenti, con qualunque programma lo si utilizzi, ma se non ci sono i presupposti alla base perché questo abbia un senso, è chiaro che diventa una costruzione puramente teorica. Quindi, al di là di tutto, ogni progetto e ogni valutazione strutturale dovrà essere preceduta da considerazioni sulla reale natura e qualità della muratura. Poi c'è il problema dell'individuare il comportamento delle strutture in relazione a quello che è anche la fase costruttiva. In questo senso, dunque, quando per esempio noi trattiamo un edificio esistente in muratura, ci possiamo chiedere qual è stata la modalità di realizzazione. Quindi non soltanto da un punto di vista conoscitivo quali parti magari sono state aggiunte o come è stata costruita la cellula originaria, ma proprio anche da un punto di vista analitico. Questo può diventare una linea guida per modellare opportunamente la struttura. Quindi, per esempio, per dare ai pesi propri una valutazione di modello diversa da quelle che sono le azioni che poi interverranno nella vita della struttura, ad esempio gli eventi sismici. Ecco, questo perché? Perché quando noi pensiamo
a un telaio equivalente oppure a un sistema a elementi finiti, siamo portati a pensare a questo modello matematico a cui andiamo ad applicare tutte le azioni agenti sulla struttura. Ecco, in realtà il peso proprio di una struttura a muratura è qualcosa che è cresciuto parallelamente alla costruzione e ne ha quindi determinato uno stato di sollecitazione su un modello a tutti gli effetti differente da quello che invece è il modello finale a cui verranno applicate le azioni sismiche. Quindi in qualche modo di questi aspetti bisogna tener conto per, se vogliamo ad esempio in un modello a telaio equivalente, evitare tagli, flessioni di origine statica che non avrebbero nessuna giustificazione. Il tutto fa capo al fatto che tutti i modelli possono essere usati bene o male, quindi cercare di guidare verso il corretto uso è altrettanto importante che la raffinatezza del modello, perché come abbiamo sentito anche il professore stamani, abbiamo la possibilità anche con i telai equivalenti di avere dei buoni risultati, perlomeno per le strutture che possono essere associate a questi tipi di modellazioni, soltanto che bisogna guidarle nel modo corretto. La memoria del danno è qualcosa di cui Massimo Mariani ha cominciato a parlare già da tempo, la fatica, cioè quello che è l'accumulo in una struttura della sua stessa storia di sollecitazione. D'altra parte l'analisi storico-critica è comunque il primo punto che deve essere affrontato quando dobbiamo analizzare un edificio esistente. Ecco, il processo, appunto il punto 851 ci dice che ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale e del suo stato di sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e appunto come l'edificio è stato edificato e poi eventualmente ampliato o modificato. E le successive appunto modificazioni subite nel tempo della costruzione, nonché gli eventi che l'hanno interessata. Quindi l'idea che fatta una verifica del sotto l'azione sismica attuale, che magari ci può dare anche un risultato abbastanza buono, la struttura poi ritorni dopo aver subito questo ipotetico sisma a una situazione iniziale come se questo non fosse esistito, è sicuramente sbagliata. Questo concetto ha una conseguenza importante di fronte all'analisi della vulnerabilità degli edifici apparentemente integri dopo appunto un evento sismico, perché comunque il fatto di averlo subito non può passare inosservato, è impossibile far conto su un'elasticità che non esiste per pensare la struttura ritorni ad uno stato completamente pre-evento. Quindi sono tutti aspetti che magari sono ancora oggetto di studi per poter essere utilizzati in maniera più robusta all'interno dei modelli, ma che in qualche modo possono essere descritti. Per esempio, i possibili danni si possono identificare con una qualità muraria peggiorata, oppure anche, e qui è uno studio che stiamo conducendo insieme a Massimo Mariani, con una variazione delle leggi costitutive interne che possono associare appunto al degrado dovuto anche a piccoli ripetuti eventi, il degrado appunto di una resistenza a compressione, ma più che della resistenza direi della duttilità, cioè della capacità di deformarsi tende a diminuire, a ridursi dopo che ci sono stati appunto questi eventi. Ecco, da qui inizia l'illustrazione di quello che è stato il percorso compiuto con Massimo Mariani sulla componente sismica verticale. Il tutto è dovuto a un incontro che è stato molto interessante, si è verificato l'anno scorso nel corso tra l'altro del Tour d'Ingenio, fra il sottoscritto e Massimo Mariani. Io esprimevo alcuni dubbi su alcuni aspetti relativi soprattutto alla valutazione della duttilità degli edifici esistenti e quindi fu molto interessante cominciare a occuparsi di questa argomento. L'idea è stata quella di cercare di trasferire nella realtà applicativa dei concetti che sono peraltro presenti nella norma, quindi anche se è vero, e questo va riconosciuto, che non si legge una frase nella normativa diretta del tipo il sisma verticale è obbligatorio in tutti gli edifici, ciò che però non è espresso in maniera diretta è espresso forse in maniera ellittica, ma c'è, perché quando si parla di ove questo sia necessario o significativo, è evidente che si richiede una valutazione per vedere se è veramente significativo, quindi non si può eludere da questo aspetto. Va da sé che chiaramente tutti gli studi ci dicono che questi effetti sono maggiori nelle zone vicine alla sorgente, ma
Le sorgenti ci sono e come diffuse sul territorio, soprattutto se pensiamo a quello che è avvenuto nell'Italia centrale. E lo sviluppo di questi studi è stato anche legato al fatto che bisogna dare delle risposte a chi deve occuparsi della ricostruzione o comunque ha a che fare appunto con la riabilitazione di edifici danneggiati, ma anche in ottica preventiva il discorso è equivalente. Perché? Aspettiamo sì i risultati della ricerca scientifica, ma parallelamente vogliamo dare un contributo come ingegneri e come applicatori, nella speranza che attraverso poi i contributi di tutti e gli studi che necessariamente proverranno dalla comunità scientifica si possa dare presto degli strumenti disponibili. Abbiamo quindi individuato un percorso che, usando comunque dei componenti già presenti all'interno della normativa, perché ripeto, il nostro intento è stato comunque quello di muoversi all'interno della normativa e non di introdurre in questa dei concetti e ne fossero estranei, ecco, di dare subito delle risposte. Qui trovate il percorso di articoli che sono stati pubblicati sul sito di Ingenio. E il sesto è un articolo che abbiamo inviato al prossimo convegno Compdine, dove viene ripercorso lo sviluppo delle varie analisi. Ecco, in pratica noi alla fine abbiamo individuato la necessità di in qualche modo di considerare il possibile degrado e comunque di condurre un'analisi storico-critica che non prescinda dagli aspetti che dicevo prima, quindi per esempio fasi costruttive, attenzione alla qualità muraria che può essersi ridotta nel corso degli eventi successivi. Poi, per quanto riguarda i meccanismi di collasso, che sappiamo che sono il primo modo con cui deve essere considerato il comportamento dell'edificio dopo che ci siamo cautelati nei confronti della disgregazione, ecco, nei confronti dei meccanismi di collasso le azioni verticali inerziali possono essere anch'esse considerate, perché a tutti gli effetti il sisma verticale, che diciamo così comunque per brevità, in realtà dovremmo parlare di componente sismica verticale, ma sisma verticale ha questo significato, è che il sisma verticale ha l'effetto di alleggerire e aggravare comunque la situazione della parete, e non possiamo pensare che, anche se questo avviene in maniera istantanea, non abbia conseguenze su possibili ribaltamenti o cedimenti dei corpi per meccanismi appunto cinematici. Infine poi c'è l'analisi globale, che come sappiamo è l'ultimo passo, molto importante anche questo perché rappresenta il funzionamento d'insieme dell'edificio, ma anche qui ci poniamo il problema di descrivere la riduzione di capacità dell'edificio dovuta a questi eventi. Ora, qui con queste foto che avete già visto mi sembra stamani con l'illustrazione di Massimo Mariani, ma le riprendo un attimo per capire che quando parliamo di comportamento strutturale atteso vuol dire che dobbiamo attenersi a quello che è stato già riconosciuto. Certi tipi di lesionamenti, che sono tagli in corrispondenza delle variazioni delle sezioni, sono spiegabili soltanto con uno scorrimento dovuto al fatto che una parte si è sollevata, il taglio avendola investita l'ha fatta spostare a volte anche di diversi centimetri, e quindi questi tagli hanno spiegazione direi chiaramente e naturalmente riconducibile agli effetti sismici verticali. Ecco di nuovo un'immagine che abbiamo per gentile concessione del professor Doglioni, che avete visto anche stamani, dove l'edificio si abbassa, riceve questa azione tagliante contemporanea e quindi può trovarsi in una situazione di estrema debolezza. È pur vero che va riconosciuta la grande aleatorietà negli eventi sismici, il fatto che nessuno è uguale a un altro, così come nessun edificio è uguale a un altro. Però non si può disconoscere che ci sia la possibilità che durante questo alleggerimento dell'edificio, cioè che questa tendenza a licenziarsi tra le varie parti che corrispondono alle giaciture, corrisponda anche un'azione orizzontale che trova una resistenza molto ridotta se non annullata. Questi tipi di considerazioni sulle contemporaneità le avete già viste, per cui passo oltre. Ecco, il percorso quindi è partito anzitutto dallo studio esclusivo appunto condotto da Massimo Mariani su queste nuove interpretazioni che è partito proprio dal rilevare un comportamento e quindi cercare di cominciarne un'interpretazione. Poi siamo passati allo studio del singolo pannello
Nel singolo pannello abbiamo esaminato un gran numero di situazioni variabili per materiale, carichi, vincolamenti e cercando di capire come lo spostamento ultimo possa essere influenzato da questi eventi appunto sismici verticali. Diciamo che in generale il problema dello spostamento ultimo è un problema molto forte che la normativa ancora affronta in maniera un po' debole, perché è vero che per esempio negli edifici nuovi noi troviamo dei drift ultimi più alti per le pareti in muratura armata rispetto a quelle in muratura ordinaria, e questo già ci dice che intervenire sulla muratura affiancando un altro materiale che ha capacità di resistenza a trazione porta un aumento del drift. Però c'è in generale una problematica legata al fatto che lo spostamento ultimo di un pannello si pensa in modo naturale che dipenda dalla storia della parete, quindi non possa essere collegato soltanto a un fatto geometrico, ma debba tener conto del carico, dei vincoli, del materiale stesso. Altrimenti pareti anche molto diverse tra loro, ma in condizioni analoghe, verrebbero ad avere lo stesso spostamento ultimo, il che non convince fino in fondo. Ecco, questo è un fatto che abbiamo dovuto ovviamente affrontare anche nell'ambito di questa ricerca, e vedremo fra breve come. Vado un po' avanti velocemente, comunque nello studio dei singoli pannelli abbiamo visto una riduzione di capacità sia in termini di resistenza che di duttilità. Ecco, questa è una legge di comportamento che abbiamo cercato di mettere a punto per descrivere la riduzione dello spostamento ultimo dovuta all'effetto verticale, non alterando affatto ciò che ci dice la normativa, perché siamo partiti da un valore di drift che è quello appunto previsto dalla norma stessa. Però abbiamo considerato che la riduzione di capacità resistente dovuta all'effetto del sisma verticale determini comunque una riduzione dello spostamento, mantenendo inalterato però il fattore di duttilità, cioè quello che è il rapporto tra lo spostamento ultimo e lo spostamento elastico. C'è da chiedersi poi se la situazione sia peggiore di questa, perché probabilmente ci sarà anche o ci potrebbe essere una riduzione di questo fattore di duttilità. Ma per mantenersi appunto, mi ripeto, nell'alveo della normativa, l'abbiamo supposto che restasse costante. L'importante comunque è descrivere il fatto che se per riduzione di duttilità si intende la riduzione dello spostamento ultimo, con questa metodologia è possibile tenerne in conto. Vado un po' veloce per andare anche poi al cuore delle applicazioni. Abbiamo preso un edificio modello, considerando una muratura in pietrame disordinato, quindi una situazione abbastanza diciamo, rappresentativa della scarsa qualità delle murature, e era un edificio rurale che in seguito è stato destinato a civile abitazione, e lo abbiamo analizzato variandone la qualità muraria e variando anche l'accelerazione al suolo. Beh, dunque, l'accelerazione al suolo quando siamo davanti ad un progetto è quella proposta dalla normativa secondo l'approccio semplificato, oppure da un'analisi di risposta locale se c'è un approccio più rigoroso. Comunque è un valore ben preciso legato ad ogni valore di riferimento dei periodi di ritorno e quindi agli stati limite considerati. Però è stato interessante anche vedere che cosa accadeva supponendo che questa accelerazione aumentasse. Questo perché? Perché per esempio, in un caso di questo tipo, che è stato impostato col valore della normativa, era interessante fare un'ipotesi nel caso in cui la risposta sismica locale avesse dato valori maggiori. Questo è un fatto tutt'altro che infrequente, perché la microzonazione conduce molto spesso a un input di accelerazioni più elevate rispetto a quelle che il reticolo, in modo semplificato, ci propone. Quindi abbiamo studiato la dipendenza anche dall'aumento dell'accelerazione. Ecco, dunque, nel nostro percorso ci siamo chiesti come si poteva rappresentare in un'analisi pushover l'effetto di questo sisma verticale. Ora, viene da fare appunto una piccola digressione che è questa. Potevamo considerare subito l'analisi dinamica non lineare. È uno strumento robusto, soggetto a normazione da tanto tempo, ed è vero che si possono considerare accelerogrammi nelle tre direzioni, quindi si può nell'analisi dinamica non lineare, in maniera direi del tutto condivisa, rappresentare il fenomeno sismico spaziale. Ci sono però diverse considerazioni da fare. Primo, indagando soltanto sull'analisi dinamica non lineare non si raggiunge lo scopo, se non per confronto,
o per taratura, diciamo, di modelli, di poter arrivare a uno strumento professionalmente spendibile, non perché la dinamica non lineare non lo possa essere, magari lo possa diventare maggiormente in futuro, però attualmente la situazione non è così. I progettisti nella realtà utilizzano le analisi pushover e quindi bisogna in qualche modo anche porsi il problema di come si rappresenta questa situazione nella statica non lineare. Ecco, l'analisi statica non lineare, appunto, tutti voi sapete che consiste in un taglio progressivamente crescente che viene applicato in una direzione e in un verso, poi direzioni e versi vengono alternati con anche altre combinazioni come momenti sorgenti aggiuntivi. E quando c'è questo processo incrementale dell'azione orizzontale si hanno via via delle situazioni di crisi progressive o per taglio o per presso flessione determinate da vari meccanismi di comportamento che portano all'abbattimento poi della curva, cioè questa è la curva blu che è una curva standard di un'analisi statica non lineare. Questi scalini sono proprio le cadute di taglio che poi vari software rappresentano a seconda, variamente a seconda appunto dell'algoritmo utilizzato, ma la sostanza è la stessa, cioè abbiamo un degrado progressivo delle capacità della struttura. Questa muratura A6 qui rappresenta appunto una muratura consolidata, fra l'altro, perché avevamo appunto considerato 6 tipologie con caratteristiche di qualità crescenti, cioè a partire dalla tipologia di muratura di scarsa qualità, poi era considerato l'applicazione di alcuni coefficienti correttivi per altri interventi e poi fino all'intonaco armato. Okay. Dunque, per quanto riguarda appunto l'introduzione del sisma verticale, ci siamo chiesti come rappresentarlo appunto in un'analisi pushover. Certamente le forze verticali non ha nessun senso considerarle incrementali insieme alle azioni orizzontali, perché seguono due percorsi indipendenti. Non ha neppure senso in realtà andare a considerare, a nostro avviso, un campo di forze totalmente verso l'alto o totalmente verso il basso, perché queste condizionerebbero tutta l'evoluzione dell'analisi, mentre noi sappiamo, siccome la curva pushover è un inviluppo di quelli che sono i cicli comportamento della struttura, dovrà contenere al suo interno l'informazione che queste forze subiscono dei cambiamenti diverso in maniera appunto quasi istantanea e quindi lavorano un po' verso l'alto e un po' verso il basso. Quindi abbiamo pensato di calcolare le forze spettrali con un'analisi modale condotta appunto per masse verticali e risolvere la struttura sotto l'azione di queste forze spettrali, trovando così un campo di sollecitazioni interne che vengono combinate ad ogni passo con quelle derivanti dall'analisi pushover. È una metodologia proposta che non contraddice niente la normativa vigente e che ovviamente potrà essere poi raffinata e calibrata attraverso le considerazioni che speriamo arrivino appunto da più direzioni collaborative. Però è comunque una procedura che rappresenta l'entità delle forze verticali previste e l'interferenza di queste con il processo di aumento progressivo del taglio. Ecco, nel nostro caso, per esempio, per questa muratura abbiamo avuto una caduta che rappresentiamo con queste frecce di spostamento ultimo e di capacità di resistenza. Ripeto, appunto, la capacità di resistenza dovuta al fatto che gli alleggerimenti tendono a produrre problemi soprattutto sul taglio e in parte anche sulla pressoflessione, mentre gli appesantimenti possono indurre delle maggiori compressioni e quindi dare anche questi problemi di pressoflessione. Qui vi sono delle rappresentazioni della situazione del quadro fessurativo in assenza e in presenza di sisma verticale. Si tratta di figure che comunque indicano semplicemente a livello qualitativo il fatto che chiaramente se la risposta è peggiore ci sarà un maggior numero di elementi che possono avere dei problemi. Ecco, abbiamo qui fatto poi un diagramma che riporta la variazione dell'indicatore di rischio a causa del sisma verticale. Ora, l'analisi statica non lineare permette, attraverso un confronto fra capacità e domanda, di giungere appunto alla valutazione di un indicatore di rischio.
Questo problema, tra l'altro, e questo appunto è un problema, tra l'altro, per l'analisi dinamica non lineare, perché la dinamica non lineare ci permette di calcolare la domanda, ma per calcolare la capacità, perlomeno secondo quanto anche viene espresso dalla normativa vigente, dobbiamo ricorrere ad un'analisi statica non lineare. E quindi, se l'analisi statica non lineare non riesce in nessun modo a considerare il sisma verticale, ci troviamo poi in una situazione di impasse, cioè è impossibile a questo punto considerarlo. Di conseguenza sarebbe impossibile rispettare il punto normativo che ci dice di rispettare il comportamento atteso. Quindi, per evitare che la normativa contraddica se stessa, bisogna per forza trovare un percorso risolutivo nei confronti delle azioni verticali anche in pushover. Ecco, quindi in questo caso noi abbiamo le barre celesti che rappresentano l'assenza di sisma verticale, le barre rosse invece rappresentano la presenza e per valori dell'accelerazione al suolo crescenti, dal valore di normativa di NTC previsto pari a 0,19 fino addirittura ad 1,080, che è un valore molto elevato. Però questo serve a far vedere che ovviamente in tutti i casi la risposta con l'effetto verticale diminuisce, ma questa diminuzione tra l'altro è in incremento con i valori alti dell'accelerazione. Quindi questo ci fa anche pensare che se attraverso un'analisi di risposta sismica locale si può attingere a dei valori più realistici per le edifici in esame di accelerazione e dal punto di vista verticale questi sono elevati, ci può essere appunto un peggioramento che è tutt'altro che secondario. Peggioramento che vedremo resta abbastanza confinato in una percentuale comunque significativa anche usando i valori di normativa, e lo vedremo fra breve. Questa è per un'altra muratura, la muratura consolidata con intonaco armato. Ecco, questi diagrammi rappresentano sempre la riduzione dell'indicatore di rischio dato dal rapporto tra capacità e domanda per, in seguito all'analisi statica non lineare, e quindi rappresentano proprio la riduzione dell'indicatore di rischio all'aumento dell'accelerazione. Questa curva forse è ancora più significativa perché rappresenta quanto è appunto la riduzione in percentuale di ZE aumentando l'accelerazione, e quindi la riduzione di ZE tra presenza di sisma e assenza di sisma tende ad aumentare via via che si aumenta l'accelerazione. All'inizio siamo intorno al 15-20%, che tutto sommato direi non si discosta nemmeno da quanto ci ha fatto vedere il professor Lagomarsino stamani con un'analisi dinamica non lineare che era intorno al 10%, quindi non sono valori particolarmente elevati, però possono assumere una significatività non trascurabile, valori destinati ad aumentare con l'aumento dell'accelerazione. Anche qui ci sarà poi da dare più contributi e più prove analitiche provenienti da varie direzioni per confermarli, però a nostro avviso questo fotografa abbastanza bene quello che è accaduto nella realtà, perché gli edifici di cui è stata mostrata la totale disgregazione sono stati sottoposti in certi casi a un vero e proprio shaker, cioè a un frullatore che ha proposto accelerazioni molto elevate sia orizzontalmente che verticalmente, e combinato con gli effetti disgregativi dovuti in certi casi alla cattiva qualità muraria ha prodotto i risultati noti. Questi diagrammi tridimensionali rappresentano negli assi di riferimento la variazione in aumento della qualità muraria da A1 ad A6 e la variazione in aumento dell'accelerazione. Quindi, per esempio, unendo fra loro due barre che hanno la stessa altezza, si vede chiaramente che per una qualità superiore si ha una situazione di danno che viene raggiunta per accelerazioni superiori rispetto a quelle di qualità inferiore. È un'ovvietà, però ci serve anche a studiare gli effetti del consolidamento e soprattutto se questi effetti poi possono essere significativi, nel senso che il consolidamento sia sufficiente anche tenendo conto del sisma verticale. Ora, brevemente, ecco, vi voglio far vedere appunto questa immagine che rappresenta ciò che abbiamo interpretato fisicamente, cioè il fatto che questi cicli di compressione e decompressione per effetto delle azioni sismiche verticali indeboliscono sicuramente la sezione, che non va pensata come un solido
pseudoelastico che una volta che si è decompresso ritorna alla situazione precedente. Quando la Malta viene disgregata a causa di un allontanamento fra le parti, non si può pensare ritorni allo stato precedente. È un fenomeno che tende ad incrementarsi progressivamente, che va saputo interpretare, però esiste, e questo, quindi, essendo un comportamento atteso, non può essere ignorato. Ecco, questo è l'algoritmo che abbiamo implementato, che non è stato destinato assolutamente in maniera esclusiva a PCM, ma noi nella più totale trasparenza, ed è così che ci piace del resto da sempre operare con il nostro software, quella di creare delle procedure che siano sempre ripetibili e ripercorribili anche in altre sedi e da altri produttori, perché poi la finalità è quella. C'è sempre di fronte ai software il pensiero che siano uno alternativa, in realtà tutti dovremmo lavorare nella stessa direzione, che è quella di dare una maggiore chiarezza e completezza a quello che facciamo, correggendosi anche a vicenda, perché non è detto che talvolta certe scelte siano migliori di altre. Però è evidente che se la base comune è quella da tutti riconosciuta ed interpreta i fenomeni reali, andiamo verso una situazione di cui i professionisti non possono che beneficiare, sia che scelgano il prodotto A o il prodotto B, perché in ultima analisi non si deve puntare a una progettazione che sia migliore scegliendo un prodotto invece che un altro, si deve puntare a una capacità di usare gli strumenti nel modo giusto qualunque essi siano. Però per far questo bisogna appunto procedere tutti in maniera molto trasparente. Ecco, ad una modellazione iniziale della struttura segue un'analisi modale condotta anche nella direzione verticale e un'analisi statica non sismica con i carichi statici corrispondenti alla combinazione sismica. Questa è la fase zero dell'analisi pushover, cioè quando ancora non abbiamo azioni orizzontali. Viene poi eseguita un'analisi lineare sotto le forze sismiche spettrali verticali determinate dall'azione di normativa per SLV, che siccome l'analisi modale per azioni in direzione verticale ci mostra molti modi di vibrare dovuti a tanti valori di massa partecipante bassi, bisogna in qualche modo combinarli per avere una loro rappresentatività, e abbiamo scelto il metodo CQC, che è quello normalmente seguito. Ecco, si potrebbe anche qui tentare un ulteriore raffinamento pensando che questi modi di vibrare si modifichino nel corso del processo di fessurazione, però dal punto di vista verticale non sembra che questo poi abbia un grande influsso, e quindi abbiamo convenuto di procedere con questo campo di forze. Dopodiché l'analisi pushover viene eseguita normalmente, componendo le sollecitazioni che ad ogni passo troviamo per ogni elemento a causa delle azioni orizzontali con quelle derivanti dal campo di forze verticali, che quindi sono considerate in sollevamento o in aggravamento ad ogni passo dell'analisi. Non c'è cioè una scelta predefinita su un campo tutto di sollevamento o un campo tutto di aggravamento. Alla fine l'analisi si conduce in modo del tutto naturale, con l'elaborazione di un oscillatore equivalente e i risultati successivi. Sull'analisi cinematica, qui facciamo riferimento alla lineare, per il momento è questa che abbiamo esplorato, anche qui può esserci la considerazione di un alleggerimento, mantenendo fra il moltiplicatore di collasso relazionato al rapporto che c'è fra lo spettro elastico in direzione orizzontale e quello verticale. Comunque poi negli articoli si trovano tutti gli approfondimenti del caso. I vari cinematismi esaminati per questo edificio hanno mostrato anch'essi una serie di modifiche, quindi da una situazione iniziale dove senza sisma verticale ve ne erano diversi verificati e altri no, c'è un peggioramento chiaramente con questo minore effetto del stabilizzante del peso, e il peggioramento talvolta porta al passaggio da una soglia a un'altra. Ora è chiaro, e qui posso fare un inciso sul significato di questi numeri che noi otteniamo dall'analisi, un indicatore di rischio 1,01 dà la sicurezza assoluta contro uno 0,99 che non la dà. Purtroppo la situazione è questa, cioè noi ci troviamo a dover valutare dei numeri che partono da delle ipotesi sempre molto sfocate e parzialmente rappresentative della realtà, e i numeri invece diventano una verità assoluta a cui bisogna attenersi. È un problema serio, bisognerebbe ragionare con un più o meno delta, cioè cercare di avere degli intervalli di variazione sui risultati, però è anche vero che questo non può essere poi un alibi per giustificare una verifica non soddisfatta e debba essere accettata. Quindi
la grande attenzione deve essere posta nel fare il modello il più corretto possibile, nel condurre un'analisi più attendibile possibile, perché poi comunque dobbiamo piccarci a un valore numerico e quindi questo poi diventa il prodotto del nostro lavoro. Sta di fatto che questo valore numerico c'è, quindi quando noi siamo a una soglia che è più o meno superiore a 0,8, inferiore o superiore a 0,6 oppure a 1, qualunque sia il parametro di riferimento, oppure manifesti o meno questo incremento di 0,1, siamo davanti alla qualifica di un tipo di intervento che deve essere un miglioramento, un adeguamento, ciò che deve essere in base alla situazione dell'edificio. Quindi occorre grande attenzione alla gestione di questi numeri. E se la parte di sisma verticale competente alle azioni secondo normativa ci porta a differenze che vanno dal 10 al 20%, possono però segnare il passaggio da una soglia soddisfatta a non. Quindi, come tanti altri parametri che determinano questi tipi di cambiamenti, occorre una grande attenzione. Questo è un altro caso, un esempio che abbiamo considerato ubicato a Pieve Torina, provincia di Macerata, che ha un'accelerazione per TR475 un po' più elevata, siamo a 0,223G. Di conseguenza, appunto, abbiamo fatto anche qui delle valutazioni ed un'analisi statica non lineare che una volta in un verso, una volta nell'altro, questa è l'analisi in una direzione, una delle tante curve utilizzate, mostra anche in questo caso una riduzione di capacità e di capacità in termini di spostamento e di resistenza. In questa tabella finale ci sono alcuni risultati sull'indicatore di rischio, lo ZE, e la sua variazione passando a stati di progetto. SP1 prevede l'intonaco armato su due facce, l'SP2 su una sola faccia, un intervento da prendere un po' con le molle, quindi da fare con attenzione, perché va associato comunque a dei diatoni efficacemente in grado di collegare il paramento all'interno. E poi anche al momento parzialmente presente in normativa. La normativa ci dice che l'intonaco armato non ha lo stesso effetto se è su una sola faccia, però non lo esclude totalmente, e questo è un modo comunque di darci questa possibilità. Ora, questa possibilità dell'intonaco armato su una sola faccia è molto funzionale all'applicazione del sisma bonus. Anche qui è un discorso realistico. Sarebbe bello comunque poter intervenire nel modo ideale su tutti gli edifici, ma siccome questo non lo si potrà fare per molte ragioni, anche quelle soprattutto della inerzia ovviamente degli abitanti di lasciare le proprie case, bisognerà in qualche modo irrobustire il nostro edificio dall'esterno, e quindi sono tutte tecniche che vanno prese in considerazione e in qualche modo bisogna poterle quantificare. Noi abbiamo fatto riferimento in quel caso a un coefficiente ridotto, che è quello della ristilatura armata, ma è un'ipotesi, chiaramente potremmo anche adottare altri fattori correttivi. Poi su queste SP1D e SP2D abbiamo fatto dei correttivi di duttilità pensando di incrementare lo spostamento ultimo nel caso appunto di presenza di intonaci armati. È vero che lo spostamento ultimo ancora non ha dei risultati ufficialmente diffusi da parte della ricerca nell'incremento di quando si applicano le armature, però è anche vero che se ci poniamo il problema della correttezza di quello che si fa, sembra del tutto inadeguato assegnare uno spostamento ultimo identico a una parete consolidata, a una rete e ad una che non lo è. Vi sono diversi pareri in questo senso e anche alcuni studi, e per esempio in uno studio del professor Camata di qualche tempo fa, anche esso lo trovate su Ingenio, si evidenziava l'opportunità di un incremento di almeno il 30% del drift. Non so dirvi se il 30% sia più giusto di un 20%, però certamente qualcosa in più va considerato, e potrebbe essere un riferimento preso dalla normativa attuale la differenza che c'è tra una presa ovviamente con le giuste considerazioni tra una muratura armata e una muratura non armata. Comunque un effetto deve esistere anche da questo punto di vista. Noi abbiamo fatto appunto un incremento di questo tipo sul drift e abbiamo ottenuto dei risultati differenti. Quindi tutti i nostri risultati sono fortemente condizionati da questa duttilità, dalla capacità di spostamento. È qui probabilmente che dovremmo, contemporaneamente alle ricerche sul modo con cui rappresentare il sisma verticale nel modo più opportuno, però la ricerca sulla rappresentazione della duttilità diventa fondamentale. E qui si sta parlando proprio di edifici esistenti, dove fra l'altro
si rilevano alcune differenze che non vengono tanto ben comprese. Io vi porto anche l'esperienza mia di analista e di programmatore sul nostro software, ma in realtà vi porto anche l'eco di tutti i professionisti che lo utilizzano. Questo fatto di essere di fronte appunto a uno spostamento ultimo non rappresentativo di quando si effettua il consolidamento crea un certo disagio e quindi può portare in effetti a dei risultati che non sono quelli del tutto veritieri. Quindi speriamo che questo aspetto possa essere maggiormente considerato, perché effettivamente i coefficienti moltiplicativi attualmente ci sono nella circolare, però fanno riferimento alla rigidezza e alla resistenza. Non si dice nulla su quali siano i valori da applicare invece allo spostamento. Questo anche in peggioramento, cioè nel senso che qualora la qualità fosse peggiore bisognerebbe anche ridurlo, quindi è un campo di variabilità dello spostamento che va considerato. Oltretutto noi non facciamo più oggi le verifiche come facevamo a tempi del POR con un confronto fra resistenze. Allora si confrontava se la forza sismica era in grado di distribuirsi fra le pareti e quindi era un confronto limitato a un coefficiente di sicurezza di questo tipo. Oggi facciamo delle analisi Pushover che alla fine sono analisi sugli spostamenti, perché ci richiedono un confronto fra capacità e domanda in termini di spostamento. Se questo spostamento non lo valuto nella maniera più appropriata, casca un po' tutta la sicurezza relativa sul risultato raggiunto, quindi è un punto a nostro avviso fondamentale. Ecco, quando si parla di approccio tipo sisma bonus, dobbiamo considerare anche altri stati limite. Per questo abbiamo fatto anche queste elaborazioni, perché ci pareva ancora più rappresentativo di quella che può essere l'influenza dell'effetto sismico verticale, cioè vedere attraverso il diagramma della PAM, la perdita annuale media, che coinvolge tutti gli stati limite, non solo SLV, quella che è appunto la variazione. Abbiamo trovato perdite in percentuali che sono piuttosto significative, oscillano da 14 al 36%, mentre gli indicatori di rischio si muovono dal 13 al 20%. Quindi questi sono un po' gli ordini di grandezza che abbiamo potuto trovare in questi modelli. Quindi noi abbiamo concluso che alla luce dello studio condotto si ribadisce l'opportunità di valutare la sicurezza e progettare gli interventi interpretando il fenomeno fisico nella sua realtà. Il sisma verticale esiste, comprendiamo perfettamente che questo sia l'inizio di un percorso che ci auguriamo appunto abbia tanti contributi, però non può essere ignorato e soprattutto non lo possiamo ignorare alla vigilia della ricostruzione pesante, cioè di quando si interverrà sugli edifici danneggiati nelle zone dell'Italia centrale. Non siamo qui in questa zona, ma comunque noi bisogna fare una considerazione relativa anche ai colleghi che operano in zone purtroppo che sono state soggette a danni così importanti, e bisogna dare delle risposte e quindi non si può soltanto limitarsi a attendere dei risultati e magari arriveranno fra 20 anni. Il muoversi corrisponde al nostro impegno per sperare che i danni siano, non che non ci siano più, ma che siano perlomeno limitati. Di conseguenza anche i vari criteri che dovremmo studiare dal punto di vista del consolidamento dovranno cominciare a pensare anche a fare in modo che queste pareti possano subire queste oscillazioni verticali senza che le parti si licenzino fra loro, cioè senza che nascano delle discontinuità che poi di fatto portano a problemi di indebolimento o di tagli eccessivi. Avevo qui poi alcune considerazioni sull'analisi della risposta sismica locale, sulle quali però farei soltanto due cenni. Abbiamo sostanzialmente due aspetti dal punto di vista sismico. Uno è quello dell'approccio semplificato tramite NTC. È il reticolo. Il reticolo ha dato dei valori puntuali, una procedura veramente molto dettagliata, da alcuni un po' criticata, ma abbiamo anche sentito stamani, dove ci sono appunto dei punti di vista diversi proprio sulla origine probabilistica di questa impostazione. Però tant'è, noi come analisti dobbiamo lavorare nel campo normativo, accogliere risultati e traslarli poi nella realtà professionale. Bisogna però riconoscere che la normativa stessa non esclude affatto l'uso degli spettri di risposta sismica locale, anzi, se possibile, dovrebbero essere utilizzati. Quindi attraverso opportune elaborazioni,
Devo allagare, devo attaccare la corrente. Qui c'è il cavo. Sì. Finisco un attimo i discorsi e poi passiamo così alla seconda parte riattaccando il cavo. Ecco, la risposta sismica locale permetterà di inserire in input dei valori di accelerazione più attendibili per il caso in esame. Probabilmente troveremo delle accelerazioni verticali anche più alte rispetto a quelle che ci attendiamo e ci auguriamo che siano studi sempre più diffusi e puntuali. Hanno dei costi, hanno degli impegni, ma tutto deve essere paragonabile anche all'obiettivo che ci poniamo. Cioè, se vogliamo raggiungere un grado di sicurezza che abbia una maggiore attendibilità, bisogna anche inserire e modellare in maniera attendibile, altrimenti rimaniamo comunque nell'ambito di un esercizio che va poco al di là di una rappresentazione numerica. Ecco, devo ricollegare un attimo il computer per andare avanti, scusate. Quanto tempo ho ancora, Andrea? Dimmi. 20 minuti, vabbè, dimmi pure quando non c'è più. No, va bene, magari ne faccio 15 se poi c'è qualche osservazione, così si può. Anche vediamo un attimo il bagnino sì. Deve riprendere, è staccato, sì, no, lo riattacco ora, ma quando ancora non gli va bene queste sospensioni improvvise, sa? Eccoci, va. Eccoci qua, riprendiamo. Sì, riprendiamo un attimo. Ecco, sugli spettri di risposta sismica locale ci sono alcune parti interessanti che sono state riportate anche nell'ordinanza 55 per la ricostruzione, dove viene descritto il metodo di regolarizzazione, perché dalle elaborazioni si ottengono spettri che non hanno ancora la forma tradizionale, che è quella a cui siamo associati col plateau e le zone che partono appunto dalla accelerazione d'ancoraggio fino al massimo e poi la velocità costante. Ecco, sei un po' arrabbiato, comunque torniamo, vediamo se si ritrova. Avevamo, ecco, sì. Ecco, questa era la diapositiva su cui abbiamo avuto l'interruzione d'energia e quindi lo spettro regolarizzato o attraverso le procedure che sono note ci permette di ricondursi a valori di AG, FO, TC e anche FV se si lavora col verticale, che permettono poi l'inserimento di questi valori in un software di calcolo e ci permettono quindi di condurre un'analisi appropriata. Ora passerei all'altra parte, visto che l'intervento è stato associato. Allora, ecco, su questa parte parlerò un po' più in dettaglio di PCM, ma sempre comunque nell'ottica di portare un'esperienza che è professionale e applicativa. Vediamo se parte. Ci sta un po'. So perché non vada. Ma dall'inizio, riprendi presentazione, proviamo qui. Si è arrabbiato.
Vediamo, proviamo a chiudere seconda parte. Eccoci, sembra sia partito. Vabbè, questo è PCM, come altri software segue l'evoluzione delle nostre normative. Noi abbiamo preparato l'aggiornamento alla nuova circolare. L'analisi pushover multidirezionale con componente sismica verticale è comunque un'applicazione di quello che abbiamo presentato negli articoli. Noi in EDES l'abbiamo tradotto in procedura applicativa, ma è comunque, appunto, ripeto, una procedura descritta in modo trasparente e in generale applicabile anche in altri software. Così come l'analisi con risposta sismica locale non ha nulla di tipico di PCM, ma è semplicemente la possibilità di approfondire l'analisi della struttura inserendo questi dati locali. Ecco, prima di parlare dell'esempio fatto, un brevissimo cenno agli aggregati edilizi, dove vado velocemente. Introduco gli aggregati perché poi l'esempio concreto che abbiamo fatto è tratto appunto da dal caso di un aggregato da una unità di testata. Segnalo questo volume che è molto ben fatto, molto bello per vari aspetti, ha questo paragrafo, il 3.7, dedicato agli edifici a schiera, il manuale delle murature storiche a cura di Chiara Donà con la collaborazione di Alessandro De Maria. Ecco, da questo abbiamo tratto alcune immagini, tanto per introdurre brevemente la questione degli aggregati, che consiste essenzialmente nel saper valutare la natura delle varie unità strutturali, quindi dalle cellule originarie, che sono quelle iniziali che hanno appunto segnato l'inizio di formazione dell'aggregato, a quelle poi di accrescimento fino a quelle di intasamento legate ai muri che finiscono per tamponare i vuoti rimasti tra le varie celle. Il comportamento degli aggregati è noto, ma insomma lo richiamo un attimo perché è pur sempre utile. Quando abbiamo unità strutturali intermedie, queste ricevono l'aggravamento delle masse dall'unità adiacente, in questo caso pensando a un'azione che va verso destra, l'unità di sinistra tenderà con le proprie masse ad aggravare la situazione dell'unità considerata. Ma abbiamo anche l'effetto benefico dell'unità dall'altra parte, che invece fa da contrafforte, quindi l'unità strutturale intermedia si trova in questa situazione. Fra l'altro la normativa per le unità strutturali degli aggregati permette ancora metodi semplificati. A nostro avviso applicare oggi un metodo di calcolo per interpiani non è più tanto semplificato, perché fra l'altro quando si fa l'analisi di un terzo piano isolato bisogna andare ad applicare uno spettro di piano, perché non si può pensare ad applicare al terzo piano la stessa accelerazione avremmo alla base del piano terra. Per un professionista la situazione si complica, probabilmente conviene invece tenere un modello unitario ed eventualmente fare alcune semplificazioni, se la situazione lo consente, sullo shear type e sul fatto di una certa semplificazione appunto del comportamento dei piani, però non di ritornare al modello a interpiani, perché questo porta con sé una serie di problematiche. Poi ognuno fa quello che vuole, ma chiaramente bisogna cercare anche percorsi che non complichino inutilmente la situazione. Gli aggregati sono caratterizzati da questa situazione di cuneo stabile che si può identificare fra l'inizio e la fine dell'aggregato, e le parti in elevazione, i prospetti che si discostano dagli edifici adiacenti, sono quelli che anche subiscono i maggiori danni. Senza stare ora molto a approfondire la diversa casistica, comunque diciamo che per una unità di testata l'analisi cinematica è quella che ci permette di valutare il ribaltamento verso l'esterno e può essere facilmente stabilizzata attraverso il ricollegamento alle unità precedenti, e l'analisi globale è in genere condotta come quella di un edificio isolato di cui magari possiamo evitare l'analisi verso il resto dell'aggregato, perché la più pericolosa è sicuramente quella che non trova poi il contrasto dell'edificio successivo, e sarà molto importante questa massa instabilizzante modellarla all'interno del nostro schema, proprio perché ci sono queste masse aggiuntive che finiscono per creare un effetto
instabilizzante. Ecco, abbiamo tratto l'esempio da un volume molto bello che dovrebbe essere tenuto proprio da tutti nel proprio studio, ed è la sicurezza e conservazione dei centri storici, il caso Ortigia delle edizioni La Terza, curato da Antonino Gioffre, difficilmente purtroppo rintracciabile, fuori commercio, perlomeno sì ci risulta, però si possono trovare delle copie, comunque nelle biblioteche sono presenti. Il percorso di Gioffre era un percorso molto bello, veramente, e che scendeva al cuore del problema in tempi fra l'altro in cui si andava poco al di là dell'applicazione del metodo Porcio negli anni Ottanta. È stato sicuramente precursore di un nuovo modo di rivedere queste strutture, che poi forse in parte non era neanche poi tanto nuovo, ma tendeva a recuperare l'esperienza e quella che era tutta una tradizione costruttiva che caratterizzava queste tipologie. Si parlava già, pensate, di qualità muraria, di analisi cinematica, di comportamenti non lineari, tutti i concetti che poi la normativa ha dovuto attendere molti anni prima di accogliere, e si sa che i professionisti, finché in qualche modo non vengono stimolati dal dover applicare certe cose, per ragioni più che comprensibili, più delle volte le finiscono per trascurare. Oggi non è più così, le norme, se non altro ancora nelle parti perfettibili che possono manifestare, ma propongono un quadro completo che soprattutto in virtù di alcune affermazioni come il fatto di mantenersi attinenti a quello che è il comportamento reale delle strutture, non ci possono più consentire di tralasciare questi aspetti fondamentali. Ecco, qui già si parlava di qualità muraria, era stato fatto un abaco delle murature, questo caso è un caso di muratura con un buon ingranamento. Vi sono le qui riportate piante, prospetti su cui non mi posso dilungare, ma comunque è un caso in cui ad esempio il piano terra presentava un'apertura che poi in epoche successive era stata richiusa, quindi la lettura dell'edificio con le sue trasformazioni è molto importante, perché cosa accade? Spesso in uno studio professionale si prende una pianta che proviene da un rilievo e quel muro viene modellato come un muro intero, magari qui un unico maschio murario alla base, facendo un errore notevole. Quindi il problema, per dirvi, non è tanto poi dell'uso del telaio equivalente, è di come si modella la struttura, perché se rispettiamo il più possibile quella che è l'organizzazione reale dell'edificio, possiamo appunto ottenere dei modelli attendibili. Questi sono i meccanismi di collasso che già Gioffre aveva considerato e che rivedremo ripetuti nel software. Questo interessante è proprio una rotazione di metà della facciata su un asse obliquo, quindi un meccanismo che non è del tutto banale, per dire che i meccanismi non sono soltanto le facciate che ribaltano presso intorno allo spigolo della base, ma possono essere anche sistemi articolati un po' più complessi. C'era inoltre un'ipotesi di consolidamento, insomma spero che chiunque possa accedere a questa documentazione per poterla consultare. Un breve cenno all'indice di qualità muraria. Gli indicatori di qualità muraria sono presenti nella circolare, vengono citati, e uno di questi di comprovata validità è quello studiato dal professor Borri e da Alessandro De Maria, che permette, attraverso un esame visivo attento della qualità muraria, di poter giungere a dei parametri meccanici attendibili, non nel senso che quelli delle norme non lo siano, anzi viene proprio studiata la curva di correlazione con quelli delle norme, però molto spesso ci troveremo di fronte a casi particolari che non hanno una corrispondenza diretta, oppure non sappiamo riconoscerli in quel numero necessariamente limitato di murature che troviamo nella normativa. Quindi per poter aderire maggiormente è stato studiato questo sistema, e considerando la qualità della malta, l'ingranamento, la forma, la dimensione degli elementi e una serie di altri parametri, comprese perfino le linee di minimo tracciato, su cui potete fare tutti gli approfondimenti consultando le documentazioni, si può arrivare a dei valori attendibili, attendibili, capaci comunque di descrivere la situazione specifica. Ecco, comunque, per farla breve, noi in questo caso, per vedere anche gli effetti del consolidamento, abbiamo provato ad inserire direttamente i parametri della muratura in pietrame disordinato, che è sempre quella in condizioni peggiori ed è quella, come abbiamo visto, più in difficoltà. Qui c'è un confronto fra gli spettri elastici di per azione orizzontale e per azioni verticali per questo edificio. Ecco, posta ad Ortigia, tra l'altro in provincia di Siracusa, come vediamo lo spettro verticale è nettamente più basso rispetto a quello orizzontale. Anche qui c'è da chiederci poi se la risposta sismica locale confermerebbe o meno questa situazione. Comunque siamo di fronte
Come? 10 minuti, sì, va bene. Meccanismi di collasso, questi sono alcuni dei meccanismi di collasso che vengono rappresentati con il software. È stata considerata anche la componente verticale, e che porta appunto a un certo peggioramento del meccanismo stesso, quindi sono esattamente quelli descritti da Giuffre. E tra l'altro è interessante proprio quello con la rotazione intorno all'asse obliquo. In PCM infatti è possibile tagliare variamente il modello architettonico e cercare quindi di ricostruire un corpo che sta ribaltando oppure sta muovendosi appunto in maniera il più possibile aderente a quella che è la modellazione dell'edificio. Questi due sono due schemi interessanti perché rappresentano le masse secondo X, che è la direzione trasversale dell'edificio. La schiera prevede l'edificio adiacente qui nella parte di sotto, ecco. E le masse invece secondo Y, scusate, sono queste, che vedono i contributi invece agli spigoli di alcune masse aggiuntive, che rappresentano proprio gli effetti dell'edificio adiacente, che nel caso specifico non abbiamo considerato ai fini della resistenza, ma abbiamo considerato invece ai fini di un aggravamento della massa, per peggiorare, ovviamente, così come ci attendiamo, la risposta. Qui alcune considerazioni sui modi di vibrare. Ora siamo in accordo col fatto che i piani deformabili portino alla opportunità di scomporre le strutture, però è anche vero che se la struttura viene modellata spazialmente con opportuni accorgimenti è possibile comunque rappresentare questo comportamento anche in un modello tridimensionale. I modelli tridimensionali hanno sempre il vantaggio anche di poter descrivere meglio le situazioni miste, perché frequentemente non siamo di fronte sempre a edifici che hanno tutti i piani deformabili oppure tutti i piani rigidi. Ci sono molte situazioni intermedie, a parte la stessa deformabilità nell'impalcato, ma sono intermedie proprio come natura di tipi di solai. Una copertura in legno e un solaio intermedio dove magari è stata gettata una soletta, quindi casi davvero molto variabili. Comunque anche in presenza di solai tutti deformabili è possibile nel nostro software appunto dare una deformabilità fuori piano ai link, cioè gli elementi di collegamento fra i vari maschi murari, che quindi assegna loro la capacità di deformarsi in modo tale che la crisi possa poi essere interpretata come crisi anche di un paramento in sé, e in quel caso appunto la norma anche ci guida verso lo stato limite di collasso della struttura se c'è una crisi di un allineamento dei maschi murari ad un piano. Questi sono diagrammi di sollecitazione, anch'essi comunque sempre molto importanti da consultare, perché in uno schema a telaio il vantaggio è quello di avere comunque l'elemento asta, che è un elemento che tutti gli ingegneri sanno riconoscere, e quindi l'evoluzione dei momenti, degli sforzi normali e dei tagli ci permette di leggere nella struttura che è in grado di dare questa risposta d'insieme lo stato di sollecitazione. Questo è un passo iniziale di un'analisi statica non lineare. Un passo successivo dove le pareti progressivamente si fessurano e quindi poi abbiamo una situazione finale, in questo caso determinata appunto dal collasso di questi due elementi del piano superiore. Tutte le procedure software hanno questi tipi di rappresentazione perché sono molto importanti proprio per riconoscere visivamente quello che accade e non limitarsi a prendere un numero come risultato finale. Queste sono curve che peraltro voi conoscerete senz'altro. Ecco, questi sono il campo di sollecitazioni prodotte dalle forze sismiche verticali. Sono queste le sollecitazioni poi che vengono composte al passo con quelle delle forze orizzontali. Fra l'altro nella definizione degli indicatori di rischio sono nate molti sottogruppi di studi. Per esempio, per quanto riguarda il sisma verticale, occorre attenzione sul fatto che le forze verticali vengono calcolate per un certo valore dell'accelerazione, riferimento appunto a quella in input, però quando noi abbiamo ottenuto un risultato minore di 1 e dobbiamo studiare poi una capacità e una domanda, c'è cioè un rapporto, bisogna scalare anche queste in modo che tutto sia coerente, cioè che si abbia un indicatore di rischio effettivamente rappresentativo. Oppure c'è anche un altro aspetto appunto sull'indicatore di rischio che riguarda il fatto che nel caso di risposta sismica
locale spesso ci troviamo soltanto un SLV o solo SLV SLD e quindi anche in questi casi bisogna studiare dei metodi appositi per poter coprire tutto lo spettro dei periodi di ritorno, perché altrimenti ci troviamo poi a operare in modo incoerente. Comunque, questi sono approfondimenti che non possono essere fatti ora brevemente. Diciamo che alla fine si trova un elenco di valori. Questo elenco di valori corrisponde, vediamo questa colonna accanto, a molti punti. Ecco, la questione dei solai deformabili soprattutto apre ad una considerazione importante accolta dalla normativa, che dice di considerare non soltanto il centro di massa dell'edificio, ma anche altri punti significativi. Per esempio possono essere questi punti agli angoli della pianta stessa, della copertura, perché lo spostamento che noi rileviamo in questi casi può essere più significativo di quello del centro di massa. Va bene, qui ci sono poi diverse tecniche di consolidamento, questo è un altro libro che scritto da Massimo Mariani, trattato sul consolidamento e restauro degli edifici in muratura, dove vengono riportate molte soluzioni applicabili da un punto di vista proprio professionale e che ci permettono di valutare gli effetti. Ad esempio, questo è un incatenamento, una fasciatura che è eseguita, si vede bene anche in questa foto, su tutto il contorno, può essere, ne parleremo più tardi, vabbè, ne parlerà giustamente l'autore con ben altra cognizione di causa. Ecco, poi altri tipi di interventi che vengono variamente descritti nel software e quindi ovviamente permettono di stabilizzare, ad esempio le catene stabilizzano cinematismi, più che catene in questo caso si parla proprio di fasce che sono messe all'interno e che impediscono il ribaltamento della parete. Ovviamente occorre attenzione anche qui a saper schematizzare correttamente le forze che trattengono la parete, perché non è soltanto la resistenza a trazione che la sezione della fascia può offrire, ma sono gli sfilamenti dei vari ancoraggi posti lungo la parete. Si vede però che sono comunque sufficienti nella maggior parte dei casi a stabilizzare questi elementi. Ecco, quindi i vari cinematismi riesaminati in questo modo. Poi ci sono qui interventi di analisi globale. Tra l'altro vi faccio notare questo schema, che è uno schema tridimensionale dei risultati dell'analisi pushover, cioè pone in 3D le varie curve, perché non bisogna scordare che l'analisi pushover ha appunto questo limite, diciamo, di rappresentare su un piano uno spostamento che ha anche delle componenti invece spaziali. Quindi lo spostamento del punto di controllo non è mai uno spostamento solo nella direzione che stiamo spingendo, ma è anche ortogonale. Quindi il poter verificare nelle curve poste su un sistema spaziale la deflessione dal piano su cui normalmente le studiamo ci permette di capire anche l'importanza degli spostamenti ortogonali e quanto la spazialità del modello incide poi sulla bontà del risultato. Ci sono poi diverse ipotesi su altri tipi di interventi, classici intonaci armati oppure quelli di nuova generazione, che hanno il grosso vantaggio di non modificare le rigidezze ma di lavorare sulle resistenze, e questo è un concetto un po' generale, cioè di rispettare il più possibile le rigidezze originarie laddove non sia ovviamente necessario intervenire per un ribilanciamento, e questo è evidente caso per caso, poi lo vedremo, però il rispetto della concezione originaria dell'edificio è anche quello che ci guida alla migliore cura, cioè al fatto di irrobustirlo laddove veramente serve. L'irrobustimento troppo spesso in passato interpretato come un aumento di rigidezza è invece soprattutto un incremento di resistenza. Ecco, e le soluzioni come quelle che FibreNet anche ha fatto vedere qui aiutano, non solo quelle, anche le fasciature in acciaio, vi sono delle alternative, però sono tutte orientate appunto a un concetto moderno, che è quello di rispettare perfino la deformabilità della struttura, proprio per non toglierle quella capacità di spostamento che è importante per il suo buon funzionamento. Caso di ristilatura armata, alla fine velocemente, ecco, troviamo qui dei risultati con l'applicazione del sisma verticale che in un certo senso si allineano ancora su quelle cifre che abbiamo trovato, cioè che oscillano intorno al 15% sono i valori che si trovano applicando l'accelerazione verticale di normativa. Sono valori però che hanno una loro rilevanza a nostro avviso, proprio perché possono segnare il passaggio o meno dalla verifica soddisfatta a non, e che comunque andrebbero ricalibrati
intanto con un'applicazione molto più diffusa della risposta sismica locale, che ci darebbe una verità maggiore su questi valori delle accelerazioni in input, ma soprattutto dal punto di vista di comportamento della struttura, di una migliore schematizzazione della capacità di deformarsi, perché ripeto ancora una volta, la carenza che c'è ancora nella modellazione che facciamo è questa difficoltà a rappresentare questo spostamento ultimo, quanto cambia cambiando la qualità muraria e intervenendo con il consolidamento. Se si riesce appunto a poter calibrare meglio questo spostamento, le analisi acquisiscono sicuramente maggiore attendibilità. Grazie a tutti per l'attenzione. Abbiamo un quarto d'ora di pausa e poi andiamo con le ultime due relazioni. Ecco. Attenti.